perché per un attimo, per alcune settimane, non volevi, cioè hai pensato che non era il caso di essere anche davanti alla macchina da presa? Perché ho pensato, se devo recitare, pensare poi alla prima regia, avevo magari paura di non essere all'altezza di fare tutte e due le cose. Poi in realtà Desiree l'ho scritta su misura per me, no? Cioè, non pensandoci alla fine, invece ci ho pensato perché ho, diciamo, messo tutte le caratteristiche di tanti personaggi che ho fatto, l'ho mescolati e ho tirato fuori questa donna con tante sfumature problematiche, ma allo stesso tempo con una grande forza interiore. E alla fine probabilmente il produttore, leggendo, ha detto: a Desiree la puoi fare solo tu. E quindi l'ho fatta, ma è giusto così, perché per me è stato, interpretarlo è stato di grande aiuto, perché se fossi stata solo ed esclusivamente dall'altra parte non mi sarei resa conto di quello che succedeva all'interno, tra gli attori, tra di noi, perché eravamo diventati una specie di comunità. Il cinema è una specie di teatro ambulante, no? Che si muove, e quindi io mi muovevo con loro, ripetevo la memoria con loro, e in qualche modo c'era Luca che pensava a tante altre cose, e il cinema si fa in tanti, e quindi si distribuisce il lavoro. E questo è bello, questo è il grande potere, di essere in tanti e tutti quanti suonano la stessa musica, ci si aiuta. Se l'argomento del giorno è questa bottiglia d'acqua, sarà la bottiglia d'acqua per 100 persone. E quindi il fatto di stare all'interno della scena mi toglieva anche più ansia in qualche modo, e questo mi aiutava. E poi ho trovato questo metodo di girare diverse scene e di vederle tutte alla fine, perché così eravamo tutti carichi e non, in qualche modo non perdevamo l'energia. E quando vedevo gli occhi di Luca, gli occhi dell'aiuto regista, sentivo le vibrazioni della scena che erano andate, allora dicevo: stop, che secondo me ce l'abbiamo, mi andavo a vedere. E spesso succedeva però che nel mentre mi sedevo a vedere quasi l'ultima delle scene, il carrello me lo portavo via perché volevano andare a montare già l'altra scena. Ogni tanto mi capitava questo, perché bisognava andare veloce. Però l'ho trovato come modo, come tecnica molto buona, perché eravamo sempre molto carichi all'interno della scena. Senti, mi attacco a queste cose che diceva Michela, perché è vero, il cinema è un'arte collettiva ed è meravigliosamente collettiva in quanto vive di empatia, cioè di capacità di comprensione senza le parole. E la stessa cosa avviene nella sala cinematografica, cioè io vedo questa sala piena e mi emoziono, perché penso che voi, perché vedete il film insieme ad altri che non conoscete, avete l'unica possibilità di capire il cinema da soli, nella vostra televisione, da soli, a casa, non lo capirete mai. Quindi, grazie. Ciao Michela, buongiorno. Nel film Infelicità tu fai un esperimento di metacinema, perché porti il set nel film, infatti c'è anche un cameo, no? Giovanni Veronesi. E volevo chiederti come mai, come ti è venuto, forse perché appunto da attrice vivi il set appunto un po' come la tua famiglia. Allora, il cinema l'ho portato perché Desiree mi piaceva, che io ho sempre pensato a Desiree come una parrucchiera, volevo che facesse la parrucchiera, anche perché mi piace il contrasto Desiree parrucchiera che sta con un professore, quindi comunque una donna non così, anche che viene da un mondo più subalterno, diverso. Magari l'avevo anche pensata che faceva dei lavoretti a casa, che non avesse proprio un posto suo nel mondo. L'avevo collocata in un salone all'inizio, poi l'avevo collocata che andava a fare dei lavoretti a casa, ma vedevo che non mi tornava, perché io i saloni di parrucchiere, a parte quando mi adatta i capelli, non li conosco, le dinamiche non le conosco. E quindi l'ho collocata in un luogo che conosco, che è il cinema, che è il mio lavoro, quindi dove conosco le dinamiche, dove
mi piaceva anche raccontare il campo base, che di solito non si vede, e di solito i parrucchieri del cinema, una volta che preparano, vanno al campo base. Volevo anche far conoscere questo magari a chi non lo sa. E poi doveva andare in contrasto sicuramente con il lavoro di Bruno, che mi piaceva che fosse un professore di agronomia. E poi mi piaceva proprio che venisse da Fiumicino, collocarla a Fiumicino, perché Fiumicino è proprio comune di Fiumicino, non è neanche il comune di Roma. Quindi metterla anche lontana fisicamente, no? E lontana fisicamente e anche lontana intellettualmente da Bruno, metterla nella lontana periferia. E questo mi interessava, perché spesso quando poi vieni dalle periferie è comunque come se tu venissi da un mondo molto lontano, molto lontano, diverso da quello che vivono le persone magari vivendo in un centro della città. E quindi mi interessava questo.